torniamo ai ha ballato il maestro, non si può fare di combattimento, però anche tu sei stato protagonista di un videoclip musicale, no? Sì, sì, sì. Me ne parli? Guarda, per me è stata un'esperienza molto bella, perché è un'esperienza che non ho mai fatto, quindi io vengo sempre dalla televisione a livello di fiction e cinema, e ho avuto questa opportunità di fare anche questo videoclip con un artista che conosco, che è Mario Grande, che ho visto anche i suoi video e le sue canzoni. Abbiamo parlato di un contratto, abbiamo parlato e sono convinto, perché anche è molto semplice il video, molto, molto bello, molto vero. Senza questi, sai, io vedo sempre i video su tutti i macchinoni, tutti i ragazzi belli, tutti col... Sì, di solito quelli sono quelli che arrivano dall'estero, sì, sono un po' diversi. Sì, quindi io non ho mai avuto nessun approccio ai videoclip, quindi ho avuto questa opportunità, l'ho sfruttata e sono contenta, perché credo che hanno fatto un buon lavoro, è una canzone molto bella che mi piace. La canzone si chiama Il mercato delle foglie. Sì. Tu interpreti un ragazzo innamorato? Questo è un dilemma, perché alla fine ognuno la vede in modo, quando si vede il video, ognuno può interpretarla in modo come la vede io, come la vedo io. È un ragazzo innamorato, è anche lei innamorata, però il destino vuole che loro non stanno più insieme, quindi lui a volte corre veloce per andare a trovare, a volte va lento, a volte alla fine neanche lui sa veramente quello che vuole, quindi la mia interpretazione del video potrebbe essere questa. Quindi tu sei fatalista, credi nel destino? Assolutamente sì, ma noi, io credo all'energia e credo sicuramente al destino, perché il destino che mi ha fatto trovare qui in questo paese, in questa trasmissione, è tutto un destino, non è nulla di programmato, quindi il destino è fondamentale nella vita. Il destino vuole che noi adesso vediamo il video di Mario Grande, di cui tu sei protagonista, mercato delle foglie, e poi lo commentiamo insieme. Assolutamente sì. Del romantico cantautore romano Mario Grande, questo bel pezzo, questo bel video che abbiamo visto, di cui tu sei protagonista, sì. Ed è stato realizzato da Rat Creatives, questo studio piuttosto innovativo. Ci sono anche delle specifiche tecniche che mi raccontavano dietro le quinte, però insomma per me è un po' complicato poi a livello tecnico spiegare. Invece volevo sapere qualche dietro le quinte, insomma com'è andato il girato, se è successo qualcosa, qualche aneddoto. Guarda, siamo divertiti alla grande, perché a parte che io ho visitato dei posti bellissimi che a Roma magari tanta gente non sa, abbiamo girato a Calcata, un paese fantastico che è vicino a Rieti, tutte quelle inquadrature lì sotto i veicoli eccetera, molto belle, e poi niente, ho conosciuto anche l'autore Walter Korda, che è una persona veramente simpatica che stimo molto. Ci siamo divertiti, aneddoti, adesso non mi ricordo, che c'era sta cosa che volevo mettere il cane, che c'era il cane della padrona della casa dove ha girato la ragazza, il pezzo. La modella, bellissima, modella, tra l'altro. Purtroppo io non mi ricordo il nome. Ma raccontami questo aneddoto del cane, intanto... Niente, c'era questo cane che girvagava a casa, eccetera, voleva lavorare anche lui, si vedeva che era interessato al videoclip, quindi io ho chiesto all'autore Walter Korda se li poteva mettere in scena, scusami, mettiamolo, eccetera, quindi l'abbiamo ripreso con la macchina da presa, l'hanno preso per mezza giornata, poi purtroppo non l'hanno messo e a me è dispiaciuto molto. Mannaggia, era fantastico. Il cane già stava aspettando il suo bellissimo, attimo di gloria, grande, alto. Si è rimasto male. È brutto poi quando ti tagliano, no? Comunque la modella è Alexandra. Sì, infatti, Mitrovic. Più complicato del mio. Ma infatti, dei nomi semplici no, eh. No, poi vedi che contrasto. Lei il massimo del nord, proprio occhi azzurri, sì, sì, bionda, sì. Vera, sopracciglia bionde, e io tutto il contrario, capelli neri, comunque moro e tutto il resto, quindi anche un contrasto bellissimo. Tra l'altro questa canzone è un inciso che rimane subito in mente, eh? Sì, è orecchiabile, orecchiabile. Io adesso da due giorni che ogni volta che parte la canzone la seguo e mi viene naturale, io non so se è vero o no.
Però questa... Meno male, vedi, non ha ballato, però almeno ha cantato. Però questa è Mario Grande, devi cantarla, perché è molto più... è un cantante, quindi io posso soltanto cantare come si canta nelle docce, queste cose così. Molto... Allora, ricordiamo Al Mercato delle Foglie, tra l'altro lo potete scaricare in digitale, negli store digitali, e ovviamente acquistate la musica originale sempre. Mohamed, noi adesso invece ce ne andiamo di nuovo all'estero con Foster the People. Ti dice qualcosa o non ti dice nulla?